Ciao Vale. Come va? Ciao Ber. E poi stiamo così. Ciao Engu, tutto bene? E ricordiamoci sempre i cupcake di Lilis sono mortali. Iniziamo. Allora ragazzi, abbiamo iniziato abbastanza, ho cambiato un paio di oggetti, iniziamo. Sì, certo, sono tutti molto felici di assaggiare il tuo cupcake, Lily. Mai visto il libro di ricette? Cupcake のレシピなんだけど、カップケーキのレシピか。いや、知らないな。ねえ。Le tue ricette per i cupcake? No, non le ho viste. Voi ragazzi, voi in chat avete visto le ricette per i cupcake di Lily? Io no, di certo. Che è successo, Engu? カップケーキのレシピって知りませんね。Non ho visto quello libro della morte che è il Death Note. Non ho visto quel libro, quell'arma della morte, cioè il ricettario per i cupcake, intendo. Neanche io ho visto. Ah, capisco, quindi se non ho le ricette non posso creare i cupcake. この機会になくなったものはすっぱり諦めてね、ロイド。Oh, bene, beh, allora lasciamo perdere visto che ne do pesto, giusto, Lloyd? そうだ。過去は振
Ah, sì, giusto, non vivere nel passato. Guardi il futuro, giusto, signorina? Giusto. Forse potresti cucinare una torta? No, non quella! Aiuta a trovare nuovi interessi che non siano i cupcake, stupida. Mia signora! Oh. Vado a cercarlo. Ho usato questo ricettario da quando sono venuta sull'isola. Lilis? Non mi piace come sta andando. Non arrendere. Usa lo stando. Rimani impassibile. Ok, lo cercherò. Io non l'ho vista. Purtroppo, comunque, un incidente con la macchina. Ho ragione. Carta su. Oh, tutto bene con l'incidente, Rengu? Niente da fare. La signora. Ok. Aspetta, fermiamoci un attimo. Prima le cose importanti. Engu, tutto bene? Vabbè, sei solo per la spalla, ci hai fatto preoccupare. E comunque penso pure che lo stipendio ha avuto altri problemi. Ok, andiamo alla suite. Un mostro, da dove vieni tu? Questo è il ricettario di Lily, ridammelo. Ciao Seth. Che succede? Un mostro ha preso il tuo ricettario. Io nell'area delle fuori nell'area delle farfalle nere. Andò a prendertelo. Arnis, non dovessi sforzarti. No, va bene, aspettami. Vabbè, Engu, tutto bene, per fortuna. Possiamo pensare a cose più allegre adesso? Cioè, non per sminuire i tuoi problemi, Engu, per carità. Ok, visto che non voglio fare solo una missione, fare una cosa. Ciao Jack! Ok, Amusement Park. Le notifiche infami. Ok, in sintesi, Jack ha avuto un piccolo incidente con la macchina, non ti preoccupare, sta benissimo. Un piccolo problema con lo stipendio, ma è tutto bene. Adesso... Engu, posso dirti una cosa? Puoi farti andare. Puoi cercare il modo di prendere un amuleto o qualcosa, farti regalare un corno, perché non è possibile. Ok, andiamo a parlare con il professor Alucard. Jack, dobbiamo ritrovare il ricettario dei cupcake di Lilies. Cioè, su questo ci devi dire. Sì, traduci solo la seconda e poi la terza ce ne pensiamo alla prossima volta. Ok, tanto dopo aver finito il gioco, tutti e sette gli scenari, ci sono due boss extra e faremo anche tutti gli altri finali, quindi c'è tempo per tradurre tutte le reminiscenze. Comunque, Jack, che ti sei perso? Ti sei perso che...
Lilis qui ci ha chiesto di cercare il suo ricettario per i cupcake. Noi all'inizio abbiamo rifiutato drasticamente di cercare quel libro di morte, ma purtroppo Lilis ha fatto perno sulla buona volontà di Arnis. Traduzione. In pratica sappiamo che Arnis è innamorato di Lilia e quindi fa tutto quello che vuole. Perché, come stavo dicendo prima, Vale, hanno fatto un casino e stiamo capendo come muoverci. Che è successo? Ma possibile che in questa live, che oggi ci vada tutto storto? E comunque non si deve stare lamentando. Ai. Ok. Che dovremmo fare adesso? Artisan Quartier, Amusement Park e alla Creepy Forest. Poi devo andare al Cleveland Castle Ruins di nuovo. Ah no, devo parlare pure con Simon, vero? Della nazione. Signorina, c'è una lettera dalla curia, forse? È un oggetto magico chiamato Box dei Sogni. Loro dicono che chiunque l'aprirà con successo potrà realizzare qualsiasi desiderio abbia. Voglio che non ci sia più sfiga in questa live. Questo è incredibile. Sento un sacco di soldi da sento provenire soldi da quella cosa. Posso averlo come oggetto di ricerca, assistente? Solo chi l'apre con successo. Chiunque falli là perderà la sua anima. Ti benedico, son di Ash, va bene, Engu? Ah, figurati se ci credo. No, Arnis, però tu come diventi mio assistente, mai. Allora, questo box pericoloso si trova allo Shrine of Sorrow. Allora, siamo sicuri che questa sia giusta e non come Blu Altare che era finto? Dopo quel fallimento siamo stati molto cauti a ricevere informazioni, mia signora. E suo discendente, davvero? Quindi in pratica abbiamo scoperto che ci sono che c'è un agente che ha spifferato tutto, se ho capito bene. Una discendente del Cavaliere Sacro. Mamma mia, sta giornata, che cacchio è successo? Allora, andiamo a fare prima queste missioni secondarie, poi pensiamo a quella principale.
Quindi andiamo prima all'Artisan Quarter, poi all'Amusement Park, poi alla Creepy Forest e poi al Cleveland Ruins Castle. Quindi, prima qua. Poi Gioca. Qui no? Forse indietro. Cambiamo un po' il party e mettiamo questo qui. È il tank della squadra. Qua invece la squadra è un po' mista. Qua sono tutti paralizzatori e debuff. Successo, Engu? Berserk, Vale, qualche altro sfiga in questa live? Non so, io so, a mio avviso a Berserk non piacciono più i draghi, oppure Vale farà la relazione con Dorian. La mia squadra debuffa e paralizza. No, ma tanto, qui una sfiga più sfiga meno. Minchia il veleno. Dai, fate piangere pure alla rune rossa qua. Ecco, appunto, se un giorno in cui ecco, no, per dire a Berserk, se arriverà il giorno a cui a te non piacciono i draghi, siamo fottuti. Solo che non so dove sta sto. Artisan Quartier. Ho 20 minuti. In un universo parallelo. Riguardando i video su YouTube di Amnesia, mannaggia a loro, perché la luce non funziona? Ok, basta, ragazzi. Dai, non è successo niente, dai. Amnesia
Machine for Pigs non è tanto vecchio però, eh. Allora ti piacerà questo lupacchiotto qua, allora, per Tengu. Fatti vedere. Questo. Ok, no, forse abbiamo sbagliato strada. No, Artisan Quarter forse ho capito dov'è. L'abilità speciale di questo lupacchiotto è che quando faccio l'attacco suo col triangolo paralizza tutti i nemici. Ok, comunque. Forse dall'altro lato per finire la missione. Solo che mi devo curare. Qua sono di livello, vabbè. 4, e ne sono due solamente. Dai, mettiamo sta squadra. Facciamo di fare un po' di livello a sta squadra qua. No, aspetta. Ecco fatto. Ho cambiato pure l'arma, mi sono manco accorto. Ok. Lasciamola laggiù quella, non ci interessa. Tra l'altro, meglio alla rune. To Church Street. Tra l'altro, io e il buon Vale, quando tu te ne sei andato, caro Berserk, il buon Vale è aumentato di livello. Sconfiggendo dei demoni di livello 12. Sconfiggendo è una parola grossa, però ce l'ha fatta. Oh, aspetta, cos'è questo? No, possiamo potenziare però l'altro. Alla rune. Aspetta, non ti faccio vedere chi è alla rune. Abbiamo fatto solo le missioni delle terre centrali, Jack. E questa qua è la rune. Pratica è un healer. No, niente main story perché gli abbiamo consigliato di non andare nella main story. Ai Tenkalo. Ok, è andato. Dalle. Comunque come potenziamento che gli ho fatto mettere Bomb Berserk è quello là, è il potenziamento per l'invisibilità, quello che diventi subito invisibile, ti togli debuff e diventi, e i nemici non ti notano.
Grazie per gli acquisti recenti. Speriamo che ti divertirai con la nostra zuppa di miso e con la pancia dell'est. PS. Sono preoccupato per la tua sete di sangue. Assaggia questa zuppa e guarda, trovi sempre tua guida. Pensi che questo mi possa risolvere la mia sete di sangue? Comunque, che diavolo è la zuppa di miso? Non parlate male dei draghetti con Berserk, eh? Perché a Berserk gli piace questo coso, il draghetto rosso qua. Ok, abbiamo finito 10 minuti. Date questo, dove erano? Qui è completata. Creeping Forest. Eh no, quella è l'altra. Cleveland Castle Ruins. Non me ne ricordo, era qui? Vabbè, torniamo. Poi si vedrà. Ok, qua no, non sono aumentati. Qui invece Autumn sì. Ok, incrementa i danni del tipo di attacchi di tipo fuoco oppure ripristina gli attacchi negativi più velocemente, gli status negativi. Vigliac e Dengu che ora. Ah, a Jack e Dengu che ora sono qui, ma lo sanno. È un fottuto casino. È un fottuto casino. Berserk, cosa faccio qua? Che mi consiglia? Cazzo di tastiera del telefono. Ma io sinceramente direi questo qui per la rigenerazione degli status negativi, perché mi sembra più utile per un support. Direi di questa, no? Che dite? Che cos'è che è un capolavoro? Ma è intricata manco fosse Kingdom Hearts. Peggio di Kingdom Hearts, beh, Jack. Almeno Kingdom Hearts si svolge. Nope. A meno che Kingdom Hearts si svolge su una linea temporale. Non ce ne sono 50. Ok, dobbiamo fare. Aspetta, io intanto. No, non posso accettare finché non. Ah, forse è qualcosa di. Ok. Prima di tutto voglio fare una missione di questo. Ragazzi, io vado a domani, sveglia presto per lavoro. Buona serata, recupero dopo. Ciao. Ciao Engu. Allora. Sono 49, eh. Sì, ma in Kingdom Hearts non ci sono. Non ci sono polveri bianche, angeli.
Che c'era più Draghi, poi all'improvviso sconfiggi i cloni, ti compare il clone di un altro clone, sconfiggi quell'altro clone, ti compare la mamma Angela, sconfiggi Angela, ti trovi nel futuro con la polvere, con la materia, la polvere bianca, sconfiggi quello, alieni. Non lo so, Berserk, cioè, a me sai che non ti voglio mai contraddire su queste cose. Ma non è che all'improvviso Yokotaro, prima di fare un gioco, ha detto vedi giganti con i denti, e appunto. Allora, prima di la palla la magica pallavolo, ok, cosa mettiamo adesso in questo gioco per fottere il più cervello ai giocatori? Feti giganti. Tokyo. Alieni. Allora, All'improvviso esce Cthulhu veramente. Sì, non scherzo, Jack. Ci sono pure gli alieni in Drakengard. No, neanche in Drakengard, in Nier compaiono gli alieni. No, e non scherziamo, veramente. Ho visto un video con la loro. Ci sono gli alieni. Quando è alla fine del vero finale di Nier, si scopre che, a parte che tu hai ucciso un sacco di... Si può spoilerare? No, eh? Ah, beh, sì, facciamo. Si scopre quello che si scopre. All'improvviso ti trovi gli alieni che attaccano la Terra. E io ho detto a Berserk, alieni? Davvero? Cosa stanno pianificando? Oh no, dei cupcake esplosivi! Come hanno fatto a caricare i cupcake esplosivi? Ah, che non ho detto nulla, ho detto solo che ci sono gli alieni. Questa è l'ora di release. Ciao! Che succede? Sono preoccupato. Ho già rotto 3-7 di te. Povero Lloyd. No, povero Simon. Possiamo mettere questi cupcake contro gli alieni? Ok. Ma adesso che dico, visto che non è passato manco un minuto, e per attivare tutte le quest ci vogliono minimo 3 minuti, io vado a battere un attimo il boss di sta zona, e poi torno e faccio quell'altra parte, quella con... nel roseto. Facciamo un po' di missioni secondarie inizialmente, dai. Non mi meravigliassi, non mi, sai Berserk che ti dico, non mi meraviglio se Nier Automata in questi 27 finali che ha, mi sembra che siano 27, il finale vero non ci dia un altro mindfuck crudele. E la batteria del controllo si sta scaricando. Cambia un attimo, scusate. Allora. Non vedo un... Ecco fatto. Scusate. Eccomi qua. Il bello di avere due controller.
Alla fine ci verremo attaccati dai cupcake di Lisa. Il che potrebbe essere una cosa splendida. Sempre se non è bloccata la scena, Berserk, se non sono bloccate le scene. Che a me piacerebbe portarlo. Allora siamo morti, perché? Mamma do. Comunque te l'ho detto, ho letto un articolo che è molto vecchio, che ha detto Yokotaro, ok, volete le remaster, se la Square mi dà i soldi io le faccio. Quindi Square, visto come è venduto Nier, no? Ah, comunque Jack, hai visto il video che ti ho passato ieri di Sabaku? Non ce l'ho, non ho avuto proprio il tempo. Ok. Preso, preso. Andiamo. Con la forza del Moonrabbit. Eccoci qua. E andiamo. Andata. Non mi ha sbloccato nessun'altra cosa qui. Ah. E qual era che sbloccavi dai Time Activis? Ok, quest. No, scenario, giusto. Dobbiamo andare al... alla Creeping Forest.
Sì, di qua. Ma vediamo quanto. C'è l'unico cosa che sto aspettando dalla Square, mo' è Kingdom Hearts 3 per vedere cosa hanno combinato. E ho un sacco di paura di su Kingdom Hearts 3 sperando che non mi facciano stupidate. Dragon Card 4. Non dovrebbe esserci un Nier a sto punto. Sai che dico, io se qua sono tutti di livello basso. No, combattete voi. C'è il doggo, lo so, ho sentito il mio cane. Ok. Comunque, Fury Slash, vediamo come funzionava. Oh! È la miseria, guardate l'attacco suo. Poi con X Protection, questo nell'aria. Per me, allora, lei a Autumn, quando faccio la sua mossa speciale, crea un glifo. Chiunque stia questo glifo ha le difese aumentate. E consumo un sacco di barra perché ho poco SP, dopo gli devo mettere altri SP a lei. Infatti, se invece vedete l'abilità di Galois, eccola. La felicità del bomberse, ecco guarda che abilità. Ok, andiamo avanti. Comunque la musica di sottofondo di sta parte di sta zona mi piace tantissimo. Marvelous Rose mi pare. Jack, come sta andando la traduzione con la seconda luminescenza? Se hai tempo di farlo, se no non fa niente, come vi ho detto c'è sta tempo e modo. No, povero bello, povero Jack. Io, fai niente Jack, non ti. Sono alla quinta pagina. Ah vabbè, ci sta tempo, sono altri un'ora e qua e tre quarti. Oppure potresti fare una cosa, tipo potresti metterlo nel traduzione. Ora metti qui in chat, oppure. Potresti metterla nelle descrizioni, nei commenti sul video.
Perché so che scrivere in chat qua è un po' pericoloso, un po' difficile perché devi farceli entrare tutti. Forse scrivendo nei commenti del video potresti ottenere qualcosa. Almeno lì è più facile. Ok. Se nel frattempo faccio una cosa, divento un rabbit per la felicità di tutti voi. Fa niente, dai, ci sono cose ben più importanti, Jack. Ok, abbiamo fatto tutte le quest che ci hanno chiesto. Tenne questa qua di andare alle rovine del castello. Ma forse quella non ce l'abbiamo fatta. Non è che abbiamo sbagliato zona. Sì, tu puoi mandarmi nella chat privata o di Facebook o di Twitch tutta la traduzione che poi io gliela metto sotto come commento su YouTube. Ok, allora facciamo così. Vabbè, questo non ci interessa. Aspetta, forse non abbiamo fatto quello scenario. Nope. No, non l'abbiamo fatta, caccio. Beh, comunque sappiamo che è dentro, quindi. Scusate, è andata così oggi. Dov'è la quest? Ecco fatto.
È andata. Via. Cura la rune, cura. Non mi sembra che ci sia la quest. Fate dove cacchio era. Entrance hall. Ah, non posso entrare, un'azione. Allora. Ecco qua c'è la missione. Non fammi ricordare bene dov'era. Però uccidiamo tutti i mostri. Ah, attaccate. Comunque a fine live dovevo fare un annuncio per la settimana prossima sulla programmazione. Quindi se rimanete fino alla fine.
altrimenti fate come il Sephiroth che non sa nulla. Ah, ecco, là era. Dannazione a lui. E dai. Oh, una famiglia di Trent. Stanno dormendo. Sembra che abbiano la testa fra le nuvole. Questo è... la miseria. Hanno fatto un'evocazione. E siamo di livello 1 comunque se siete, eh. Che avete evocato? Abbiamo finito. Ti ho trovato la foresta spaventosa. Quando hai vinto questa battaglia, i mostri non hanno più. Non sono più andati a caccia. Non sono più andati a caccia. Mi chiedo. Non mi aspettavo nient'altro da te, Arnis. Professore. Quando il sangue blu ha cambiato il mondo, anche cuori e corpi senza lasciare una goccia. Questi non hanno tardato di diventare mostri, quindi non hanno completamente perso il loro cuore. Mi chiedo cosa succederà quando il sangue blu fluirà. Mi chiedo cosa succede quando appena il sangue blu scorre attraverso altri fluidi mortali, io ricorpare di questi mostri per raggiungere il loro cuore. No, avranno un cuore. Sangue. Non erano mostri cattivi alla fine. Ah, erano fiori di alberi di ciliegio allora. Ok, andiamocene indietro, finiamo sta missione. Ok. Allora, l'ultima parte di missione che dobbiamo fare è andare da con al Cleveland Castle Ruins, ma non mi sembra che l'abbiamo sbloccato per ora. Quindi per poco non possiamo fare un livello. Quindi nulla ancora come missione. Qui, visto che non abbiamo ancora sbloccato, dobbiamo andare qua e poi salire.
E così dovremmo andare a vedere la senpai di Arnis, da come ho capito. Lato mi hanno dato l'oggetto che si chiama monocolo di vetro. E io ho anche l'oggetto che è il cilindro. Che faccio? Li metto? Ah, ecco che non attaccavano. Allora. Berserk è d'accordo, Jack e il Vale sono d'accordo? No, ho trovato un oggetto che si chiama monocolo. Che devo fare? Non sarà un sexy Xanxus, ma sarà una sexy Arnise. Ma devo dire le caratteristiche, perché se non sono buone. Allora, continuando in questa strada. No, attenzione ragazzi, quello è voluto il veleno. Ok. E comunque siamo stati avvelenati. Vabbè, bombe. Non li tocchiamo ragazzi, bravi. Qui dove stiamo andando? Castel Ruin. Sì, dobbiamo andare di qui. Quindi stiamo cercando un lupo d'argento? No, un lupo canterino. Ok. No, ho sbagliato strada. Mamma. Certo, queste sono delle botte. Salve Pollas, come la va? Per ora come l'oro, non si è perso nulla.
Abbiamo solo fatto alcune missioni secondarie e stiamo andando a trovare una senpai di Arnis. Perché dice qualcosa sul Night Lord. E anche perché, come abbiamo capito, c'è una fuga di notizie dalla parte della Curia. Ci devi dare delle belle notizie anche tu. Delle belle notizie che la rave è cominciata all'insegna della sfortuna. Tutte brutte notizie subito. いずる森って落とし物の方が気楽。それはありがたい。あ、ちょっと待って。その宝石。記録では10年前まではブローチ。2、30?いずる森は人から人へと渡る。人から。 Ah no, ho sbagliato. No, aspetta, forse il lupo. Lo so dove sta il lupo, lo so dove sta il lupo. Se mi ricordo bene dovrebbe essere qui nei palazzi. Nei paraggi. Allora. No, qua. Ah, sono sbagliato. No, aspetta. Sì, di qua. Facciamo prima una missione per Lloyd e poi andiamo a fare una missione per il professore. Che non vedevo. Che anime ti sei visto oggi, Bonpollas? Pure la domenica scuola guida. Cacchio, sei duro questo. Mamma mia, e cadi. Tu la bru? Ah, interessante. No, ti sei fatto una mega maratona. Cioè, questo prima ci butta nei guai perché deve trovare un oggetto e poi se ne scappa. È vero che gli uomini in questo gioco non valgono una pippa. No, no, già sappiamo. C'è un'altra buona notizia che finisce per finire My Hero Academia. L'ho finita, no? Sì. È che hanno scoperto il cattivo di Detective, il capo dell'organizzazione Detective Conan, quindi altri 1000 capitoli e abbiamo finito. Qui la bugia nella. Non riesco a leggere il resto. Boh, non si sa. Hanno scoperto solo il nome. ロイド。
その幹、文字が彫られてる。誰それ？文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか？いや、調べるにはオーバー。まあまあ。これでよし。うん。なんか珍しく慌ててたな。Qua dovrebbe esserci anche quella del lupo. Io non l'ho letto, Jack, non volevo spoilerarmi. Sì, qua dovrebbe esserci quello del lupo. Ecco, infatti, trovata. Un lupo rosso. Quel lupo rosso sembra sospetto, bene. Hai visto che stanno facendo bullismo su un povero lupo? Noi facciamo bullismo su di loro. Perfetto. Quindi questa è la vista del lupo canterino del professore. お前似たようなもんだよ。昔青市に触れて半分よ。そうであって純血の妖魔だ。あんまみや。その人間。その子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 の人間
教授、私の専門は妖魔研究です。こんな面白さ。パトロンから絞り取った金を湯水のように注いで、あなたが快適に暮らせる場所を確保しましょう。 いや、世話になろう。いいのか？このままここにいては、いずれ食われる。我の巣があれば、この心とも向き合えよう。ええ、お好きに。では、早速参りましょう。 Questa è una coppia. かけはあなたの勝ちです。あ、では。 いつもなら、なんか。 Non so se ce l'ha. Lasciamo sta parte e vediamo di fare quella finale con dove dobbiamo entrare nella caverna. E vabbè, qui non la possiamo fare proprio. Casaxanthus è sempre piena di casini, Jack, non ti preoccupare. È anche bello così, forse. Ok. Ogni settimana dovrei vedere. C'è un pizzico di follia in tutti noi. Dove sono le scale? Dai, dai ragazzi, sono 10 minuti, non so se ce la faccio.
Vabbè, Jay Berserk, da te si può sentire. Da qua mi ha sattutiscono i... Si attutiscono, in pratica lei sentiamo tutta la trasmissione, senza offesa, Berserk. Ma chi non ha il rumore di sottofondo? È pezzente. Ah, Shrine of Sorrow, bene, siamo arrivati. Oh, bella. Questa me la ricordo, sto dungeon è molto lungo e complicato. Quindi alla prima porta che troviamo ci buttiamo dentro e torniamo all'hotel. Però anche sta musica è bella, eh. Eccoci qua. Aia! Eccoci qua. Di qui c'è qualcosa? Eccoci qua, sconfitto tutti i nemici qua. Dai, abbiamo sconfitto tutti i nemici qua. Faccia andare via. Ecco qua. No, 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 Rampart, vieni. Vieni, 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 vieni. Così. Che hai messo, Berserk Jack? Che hai messo? Ok, mi ricordo che qua forse ci sia una porta. Dai. Dai, dove è una porta? Dai, vai anche dopo la sono di recuperare. No, le bombe no, le bombe no. Andiamoci, andiamo. Vabbè. Ah, ecco. Via, e se esplodono? Ah, ho preso sanguinamento. Sì, ho preso sanguinamento. Dovrei fare il corso tuo, Polas. Sì, una porta, grazie.
Flora è salita di livello. Ok. Fisherbook. No, merda, ecco qua. No, questo, forse è meglio questo. Ah, bello. Pozioni di danni assorbiti. Ah, per poco non sono stati di grado pure loro. Ok, vendiamo qui. No, questo no, questo. Questo ce lo conserviamo. E questo pure. Per fare il monocolo? Buono. Non benissimo, ma. Ok, possiamo salire di livello. Sì, possiamo salire di livello. Benissimo, ragazzi. Madonna mia, alle 10 dovrebbe stare al bosco. Vabbè, con la metropolitana ci si arriva subito, però. Porca miseria. Allora, altare di Yort. Ok, saliamo di livello prima. Ok. Cosa gli chiediamo? Sui demoni, sul sangue blu o su Roger Clark? Questo non influirà sul finale però, eh. No, una sola, Jack. Se no non me lo chiedeva a voi. Lo possiamo fare solo una domanda. Berserk dice su Roger Clock, giustamente quello che ci assorbe il sangue blu e ci aiuta a far potenziare. Gli altri che dicono? Ok, allora sul Roger Clock. Che cos'è il Roger? Come funziona il Roger Clock? Il Roger Clock è un antico dispositivo. Anche se è stato riparato, le sue funzioni non sono ancora chiare. Dicono che i cavalieri sacri che hanno scortato la prima santa usarono questo antico dispositivo per combattere il Night Lord. Molti dei cavalieri che sono andati in contatto con il sangue del Night Lord sono diventati mostri. Il tuo Roger Clock è stato costruito da quelli rimanenti dei roce dei cavalieri sacri ricoverati, guariti.
Questo non lo sapevo. Me ne prenderò cura. Ok, risponde alla domanda finale. Quindi, Berserk, qual era questa qui per il come si chiama? Per il finale buono? Resti, sì, resti. Grazie, Jeff Bessek. Quindi in pratica questo Roger Croc è stato preso dai resti di quelli là, dei cavalieri morti. Tutto il tempo che vuoi, Bessek. Tanto abbiamo fatto poco di missioni di lore principale, abbiamo fatto solo missioni secondarie e basta. Ah. Tanto qua c'è un bel po' da vedere. Alludo. Saint Sealing, ok. Voglio sapere riguardo al Saint Sealing, al sigillo sacro, al sigillo santo, scusate, al mio sigillo santo. Come fece il primo santo a sigillare il Night Lord? Quanti altri articoli produ... No, questo non ho capito sta frase, vabbè. Ah, con quale procedura ci vuole per farlo? In pratica, ha chiesto. Le procedure necessarie, ma perché vorresti scoprire i benefici? Perché vorresti sapere che benefici ne avresti? Beh, se quella procedura venisse disturbata, così il sigillo fallirebbe, lì disse, ah, dannazione, non di nuovo. Anche questo sogno sei... Ecco, c'è qualche tipo di procedura che è necessaria. Più o meno l'ho capito il significato dopo. Anche se sei molto stupida, anzi, intendo molto più onesta del normale. Seriamente mi hai chiamato di nuovo stupida? L'ho fatto. Come scusa ti dirò come... che non c'è modo di interrompere o disturbare la procedura dell'applicazione del sigillo di Lilith. Prima di trovare l'altare blu e successivamente il santo deve presentare. Si deve presentare quando il sigillo sarà completato. Riceve un regalo per completare il sigillo. Ci sono molti candidati con i miei attari blu, ma finché non ne troverai uno, non succede, niente succederà. Darò il mio meglio. いろいろ聞けて言ったでしょ。まあ、君にとってはそうなんだろうけどさ。ブラザーの交代はありませんよ。そりゃ素敵な情報。それでは。Ok. Deve essere presente, il sigillo sarà completato. Cazzo. Allora ho capito bene la prima parte. Dannazione a me. Ok. Phantom Form. Questo non ci interessa qua. Questo
Phantom Form più o meno è questa qui. Quanto? Minchia, 68.000 il prossimo livello.教授、彼女の話を聞いて確信しました。いや、研究じゃなくてさ。ちゃん、そちらは万事問。ロイド。ああ、これね。邪妖専門の奴隷商人の残した宝石なんて。それは心配しなくていい。遅。またそんな。 Ah, ecco il lupo che abbiamo salvato adesso. 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 Ecco il lupo che abbiamo salvato. Lui, una volta finita con i demoni, il professore, davvero? その話なら歌う狼、うごめく森、雲の。じゃあ約束通り。何のこと？おい、何のこと？ではお尋ねしますが、幻の邪妖、それ一つ。 人の心臓を食らった邪妖は赤く染まり、二つ。元の姿に近い動植物の血液や樹液を三つ。この島には昔、妖魔と人間の、あるいはいずれの真実も、私という。分かったよ。確かにそうだ。アーネさん。え？滅びゆくこの世界で、あなたに会えたのは奇跡です。教授。 Cazzo, ti stavamo rivalutando, professore. Invece no, vai a fare il Taigan nell'angolo. Ciao la rune. Ma col cazzo, cosa ma col cazzo? Ok, qua quasi finito. Qui manca un pezzo. Abbiamo completato la storia le quest del professore. Ci manca l'ultima con Lloyd e l'ultimi due con Lilith. Assistenti di quel demente. No, perché ho fatto entrate in un underground?
Vabbè, prendiamo un po' più di esperienza, dai. È della sorella Ber? Se è la sorella. Ah, mo va bene con danni, dai. Penso che, da come ho capito, con il 2 ci sarà la guerra delle waifu. Ma pensa che a te non ti piaceva quell'altra. Quella con tutte le piume. Dovremmo dire a Pollas quale ragazza gli piace. Aspetta. Beh, Pollas ci sei ancora? Se c'è Pollas, fagli vedere tutte le protagoniste che ti ho fatto vedere l'altra volta, quelle del team. Così quando prenderò il 2 faremo la waifu war veramente. Xanx. Ah, stai impegnato, giusto, giusto, giusto. Scusa, Berserk, non pensavo che fossi impegnato. Mi scuso. Ah, è vero. Cazzo! Mi scuso, non lo faccio più. Ok, penso che Pollas se ne sia andato pure. Non mi ricordo se qua c'era. Sì, bisogna darci due volte. Bisogna darci due volte. Mi ricordo che boss incontri è prima però. No, vogliamo fare la waifu world. Se no potrei dirle a Jack e Jack li trova. Se Jack può farlo. No, no, perché visto che nel 2 ci sono molte più ragazze nel party, volevamo mettere le foto delle protagoniste per vedere qual è la tua preferita. Visto che abbiamo trovato quella di Berserk e quella di Jack. Dovremmo aspettare nel 2 però. Devo dire una cosa al Berserk. Berserk, ma ti piace più quella con le piume o la sorella del nostro sfigatissimo professore? Sì, quelle. Cacchio. Ah no, potresti pure mettere tu se non sei nel merda, sono morto. Pollas ti sei fatto degli amici molto potenti però, attento. Livello 8 erano questi. Che personaggio? Jack e io siamo innamorati delle Flat, quindi.
vestiti e le forbici. Aspetta, ma Toi o l'altra? O Satsuki? Questo sembra sospetto. Satsuki. Ah. Un passaggio segreto. Questo posto. Ehi, aspetta. Eccola. Jack, ti sto osservando. Buon pomeriggio, mezzosangue. Chris, cos'è questo posto? Sembra il laboratorio dove abbiamo trovato l'incidente di Lady L. O la bottega, più che laboratorio, bottega. Non te lo dirò. Sono qui per cercare di Herald. Naraldo. Dragon Age Inquisition. Herald è il demone che ha pretificato Lady L. Sembra qualcuno stia cacciando. Stanno facendo mess che casino, confusione. Stanno aspettando per un'opportunità. Aspetterò per un'altra opportunità, una cosa del genere. Aspetta, riguardo a Corin, c'è qualcuno fuori. Se qui ci sono dei demoni, la troverai già lì. No, no, ho sbagliato traduzione, non fa nulla. Se non correre saranno già sconfitti. Non voglio che che scompaiano. Senza prima che me ne vada. Molto bene. Quindi c'è qualcun altro qua fuori. Che se cacciano i demoni assieme a noi. Ah, questo in pratica è lo stesso workshop che abbiamo trovato quando abbiamo avuto l'incidente con Lady L. Quindi penso che riesce da tutto lo stesso, ci dirà. Fatto questa statua di Lady L. No, questa è un'altra statua, non è quella di Lady L, perché quella di Lady L ha il braccio spezzato. Eccoci qua. Questo chi è? Oh mamma. Aia. No, Bollas, come fai a non aver visto Kill la Kill? Mi 1300 sangue, buono.
Ok, ma stanno... no, stanno facendo follow. Eccoci qua. E quanti ce ne siete? Salone. Ok. Che nemico ci sarà? Oh. Berserk. 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 Aspetta, ragazzi, guardiamo tutti la chat per vedere la reazione del nostro Berser. Mi spiace Berser, come lo devo menare. E non è colpa mia, il gioco che mi dice così. No, aspetta, perché ho cambiato? Per fortuna sono lontani le rocce. Nel new game. Ah, no, no. Se vado qui penso che mi facciano tanto male. E va bene. Dai, a terra, dai, a terra. Ah, è il Dual Blade. Non mi piace il fatto che da spadaccina figo con le skill e il movimento passa a super demone forma, demone cazzute che si diventa una sparapalle. Aspetta, io ci ho preso un'altra forma oltre a quella demoniaca. Non so se te la faccio, riesco a farla vedere. C'è la Moon Rabbit. Eccola. C'ho quest'altra forma pure, Pollas. Aia, i danni. Ma cosa? Coniglietto. Dai, che lo buttiamo giù. Ah, è andato giù. Oh,
Beh, sei caduto tu è troppo veloce, non ce la faccio. Ma già non ho più tutto perché sei sul telefono, scusa. Una sintesi, perché? Dai Arni, sta cazzotti! Mi è battuto, sei passata. Sono Anis, e tu? Io sono Corinne. Ho già sentito questo nome prima. Scusa per l'introduzione brusca, ma... A me conoscere tu pure così incrociando le nostre spade. Ah, tipo io ti meno per vedere se sei bravo o no. Capisci? Capisco che mi stavi mettendo alla prova. Quindi io sono stato ingannato quindi la cura ti ha ingannato. Questo box è vuoto. Quindi suppongo che sia un test per me. Quando tu hai aperto il box, la scatola, significa che hai fallito e che hai rifiutato l'idea di combattermi, quindi hai fallito. Cosa è successo a tua sente quando è assaggiata la notte? Ho fallito. Non sono riuscito a portarla alla notte. Cosa significa? Io non voglio che la nuova santa, il nuovo cavaliere ripetano i miei errori. Quindi senti la mia storia. Ho realizzato adesso che... Ah, cioè quindi fallivo in qualsiasi caso.
Bella stronzata, bella bell'inculo che ci ha fatto la curia. Seriamente, l'ha realizzata adesso, ma che i tuoi doveri di proteggere la santa. Erano venuto a una mera tenerli in salvo. Se tu decidi di proteggere la santa diventerà un'ossessione, tu perderai il tuo cuore. Quindi in pratica. Ci ha chiesto di non essere talmente ossessionati per proteggere la santa, altrimenti rischiamo di perdere tutto ciò che abbiamo davanti. Mario, tu hai sconfitto il demone che ha fatto diventare Bratura in pietra? Con la pietra, dici? Nella bottega qui vicino. Se non sai di cosa sto parlando, va bene. Ci rincontreremo di nuovo. Ma non, questo demone lascia che la tua cara e il tuo cuore cadino. Eccoci qua. Non importa come, ma io. Tu e lei. Sì. Grazie, Corin Senpai, per averci fatto sta prova. E non abbiamo ancora tanto tempo. Ecco fatto. Attack chain oppure un regen? Siamo ragazzi. Ditemi, vi piace più la forma demone o la forma coniglietto di Arnis? Certo che da capire ce n'è buono. Coniglietto. E mi chiedo come mai, Pollas, diccelo. A capire Jen. Jack dice demone.
Berserk. SP recover più facilmente HP. Ma io direi dalla rune di mettere gli SP visto che cura. Gli SP ci fanno fare gli attacchi speciali. Quindi alla rune mettiamo gli SP. Poi Alvaro ci mettiamo la HP regen pure a lui visto che è un tank. Che dite? Ah, Berserk non gli piace nessuna delle due. No, il coniglio fa le dash e attacca con la. Aumenta la rapidità, quindi fa più attacchi contemporaneamente. Ok, HP Restore, anche lui, HP Regen pure al tank. Attacco incrementato. E lei mettiamo questa che serve di più. Galois. E Autumn dovrebbe aver cambiato forma adesso. Ok, abbiamo finito pure questo capitolo. Sì, Galois e Autumn hanno cambiato forma. Mi piacciono adesso. Possiamo attualizzare nessun servant. Galois prima è così. Galois ora diventerà così quando cambia lo scena. No, Servant. Anche se devo attualizzare anche gli altri Servant, perché vi vorrei far vedere anche le altre forme di Arnis. La nuova forma di Autumn. Anzi, più che Autumn si chiama Gnomid il Servant, anzi un la Servant. Nils ha fatto colpo anche sulla Servant. Anche la Servant si è innamorata di Arnis. Questi ci continuano a indebitare roba. いいからなってたまるか そこ切るぞお嬢様当ホテルを血の海にする気ですか signorina sta tentando di trasformare questo terreno in un bagno di sangue. 交戦場にしたくなければどうすればいいか考えろ fate un applauso in chat
Dipingerò le mura di questa terra con il sangue del professore, se non ha una migliore idea. Casomai noi nella chat te lo teniamo fermo, Arnis. Bo tu poi fai quello che vuoi fare. Hai visto il mio fiocco rosa? そういきの帽子、真珠のブローチ、さすがに防犯面が気になるな。当ホテルに問題はございません。それに何おっしゃる、そこが問題でし。まあ、ルリーティス城は夜の機微を封じ。そこじゃありませんよ、多分。もったいぶるなよ、先生。邪妖を引きつけるよ。妖魔にモテる原因がわかれば、私だって罠の張りがいがあるってものです。リュリーティス、君のことは。Sono l'unica che ti proteggerà. ピンクのリボン。Professore, ma tu sai che se gli tocchi a Lily Sarnes si leggermente ingelosisce e poi ti prende a pugni? Perché lo fai? ゆっくりしていってください。それと、そちらが新作のカップケーキをお持カッち帰りしたいってアーナス様のご要望にお応えして、形が崩れないように強度を高めてみました。強度。ケーキ。もっと、気のせいか、ずっしり感が増してる。Sarà uno di cupcake bomba che abbiamo visto all'inizio? お呼びで。それでは。いやー、そろそろ世界を。Ok, questa è un'altra questione della missione di Lloyd. またアナスさんを尾行して夢世界にダイブとかなんとかハレンチなことしてるんじゃない。妬むなよ。ロイドさん、あた、まさか。え？聞き捨てならないセリフでございますね。まさか。嘘よ、そんなの。アーナス様は毎晩私と寝てるわ。E che fate tutte le notti? Che mo lei si ingelosisce. Comunque ha detto non dite bugie. Arnis dorme con me tutte le notti. Ci siamo capiti, ragazzi. Ha avuto un appuntamento con una nobile donna? Davvero? Lui? ストーカーほど恐ろしいものはないですからね。自覚ありありのストーカーに言われた。まあまあ、誤解が解けてよかったよ。彼女この島から避難。避難？今度の聖女には期待がかかってる。夜を完全に止められるかもってな。やんごとなき血筋を絶やすわけにはいかないというわけですね。
で、私にどうしろって？まさか、その貴族の…もっとやばい話だ。これ…文面じゃない。これ…妖魔の…ブルーブラッド。孫うことなき、恋に効く魔法の品とかなんとかで、高値で取引す教皇庁が厳しく取り締まったはずですかね。そのインク…人間の血で作ったインクを想像してごらん。まして妖魔は人間よりずっと個体への執着が強い。それが仲間の血だと分かれば。そうだ。そんなわけでインクは破棄させた。貴族のスキャンダルは何か。ペーパーラス。そんなもん純血のようなだ。まあそうだろうな。分かったよ。手紙を貸してくれる？俺にとってその手紙は全財産。ロイドさん、私が同じ立場で。Comunque ragazzi. 私今アーナスって言った？もう。背景、愛するあなたへ。家族、つまりあなたとは。これで本当にお別れになる。ここで途切れ。Ok, ora dovremmo fare questa missione principale qua. Ma credo che però non la faremo adesso. Quanto è l'ultima del capitolo 5, quindi anche se penso ci vorrà un po' di tempo. いや、ここへ来てブルーブラッドとはね。教授はアーナスさんは何の罪もない人々を連れ、同じ人間だというのに、そんなクソみたいな連中が永遠の。教授、ありがとう。世界はとても、もしあなたが妖魔世界と。教授っていい人だったんだね。あ、ところで我が研究室は言うてながらこの実はいい人。それはお嬢様、ホテルの生活で何。おかげさまで快適に過ごしてるよ。ベッドはふかふかだし。ほっ、ありがとうございます。ところでお嬢様、お嬢様の推理力を。おか推理。おう、デドゥツィオニ。へー、エテルナロッバ。いえ、こちらの本は実際にあった猟奇殺人事件を題材にした推理小説で、mistero su, una, su un romanzo basato su una, un omicidio reale di quando una giovane donna che è stata uccisa secondo circostanze bizzarre. Suo padre è solitamente devoto a lei perché è l'immagine sputata della sua precedente moglie. Il cattivo è un barone che praticamente devo scoprire, dobbiamo capire qual è cattivo, però le pagine sono censurate dalla curia. Il mio, no? Ragazzi, dite voi, non cambia nulla. Se avete capito la storia, dite chi potrebbe essere il colpevole. Anche perché, come ho detto prima, non cambia nulla rispetto alla a cosa diciamo.
しいと思う。妻にそこ。なるほど。娘への歪んだ。ああ、これファティミドナーリョ。さすがは。Vabbè, comunque non cambiamo un nulla, Berserk. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Come scenario? Quindi la facciamo all'ultimo, perché se la faccio adesso sì che poi scade il capitolo e dopo non posso potenziarmi più. Cerchiamo prima sto fiocco e poi stacchiamo. Comunque ragazze, Jack Dex Polas a Berserk, che ne pensate della reazione di Lilies quando ha detto no, io Aramis dorme con me tutte le notti? Cosa pensi che faranno tutte le notti lassù? Arnis e la buona Lily? Giocare a carte, ovviamente. Certo, giocare a carte. Peppe? Giocare a scarpe tutta la notte, certo. Ok, ho completato questa. Ah, questo è il libro che abbiamo restaurato noi dicendo che il. Salta per sopra la sua bambola. Per poco non riusciamo a fare un livello. Dove sarà diretta, mo? Ok, riposiamoci. E questa possiamo fare solo dopo aver fatto la missione principale. Ah no. Beh, seguiamola. Qui
Andiamo. Tra l'altro, se arriva a livello 9 i nostri amici hanno un'altra trasformazione. Quindi vediamo se ci arriveremo in questa parte di labirinto. Anche se non credo, perché mo sono aumentati di livello. Madonna, questo mostro. Dai. Eccoci qua. Vediamo un po' il gruppo. お父さんとの思い出の品なんだぞ。リュリーティスが悲しむ。ロイドさんに相談してみましょう。彼ならきっと同じ年代の人形を探してくれるはずだ。でもわずか一滴でも触れれば血に狂い精神と肉体を闇の青い血の恐ろしさはアーナさんあなたが一番ご存知のはずだ。先に戻って。 Non posso prestituirgli la bambola a Lily, perché è stata esposta al sangue blu. Sensei から話は聞いた。よく似てる。何？いつもごひいきにしてもらってる例だ。 あ！おっと！ ごめんなさい。 蝶が迷い込んじゃって。いや、こっちの野暮用はすんな。リュリーティス。あ、ピちゃんはね、お友達ができない私を心配して、父が買ってきてくれたの。それ以来、いつも一緒。でも、寄宿舎に上がるとき、本当の友達は買い与えられたりしないのよ。 島に行くって決意した時、母がこの子を返してくれたの。リュリーティス、ごめん。あっちが本物なんだ。待って。お友達？私はもう一人じゃないから。今度はあなたがお友達のところへ。
あの子たちが触れたのはきっと青一の一滴だ。アイナス様、お二人とも、うん、ok. Bella questa interazione con i servant, però, chi c'è? Ancora Biscuit. Anzi no, con... sì, con Biscuit. Ok, penso che ci abbiamo finito. Quale gli diamo? Sì, questa qua. Fammi salvare. Dopo quella nota di semi tristezza di Fields con la bambolina di Lilis che se ne va trovando un'altra amica, noi ci lasciamo. Ci vediamo, grazie a Jack, a Bersek, a Pollas, a Sef e a Vale che mi hanno seguito in questa live. Tra poco caricherò il video sul canale, qua sotto c'è il banner che vi porta lì, se volete iscrivetevi, e ci vediamo sabato prossimo per la live di Machine for Pigs. Domenica penso non ci sarà la live di Knights of Azur perché è vigilia e quindi non farò live. Probabilmente potrei fare una live il 25 sera come speciale di Natale, dovremo vedere, probabilmente ci sarà, non lo so. Quindi ci vediamo sabato prossimo e ciao a tutti ragazzi. Se è Berserk, se volete salutare, così noi ci lasciamo. Ciao a tutti, ciao ciao.